piaceva un altro mestiere, io scrivevo fumetti, io stavo sempre sola chiusa in casa a scrivere fumetti. E poi un giorno per la strada ho trovato un cane e l'ho preso, e questo cane era abbandonato, il cane di una produttrice americana, e siamo diventate amiche. E poi lei mi diceva: ma tu, se non ti piace stare sola, dovresti lavorare nel cinema. E così mi ha fatto arrivare su un set importante, un set di Francesco Rosi. E poi da lì sono rimasta, non mi piaceva il cinema industriale, non mi piacevano i rapporti che si creano, perché per quelle settimane delle riprese sempre che tu hai i migliori amici della vita e poi dopo non vedi più nessuno. Io ero giovane e ingenua e questa cosa mi dispiaceva. E quindi così, poi da lì è tutto. E poi qualche anno fa sono stata all'Oscar, sono stata nominata all'Oscar, ed è successo questo: questa produttrice americana abitava a Hollywood e sono stata a casa sua a preparare il discorso del caso eventuale che le stelle di Dela, diceva: ti ho preso per la strada, e questo è il tempo per il discorso dell'Oscar. E poi lo preparano tutti. No, però poi l'hai conservato quel discorso. No, però lo so che dopo ci piacerebbe, sei parlavamo di Gianfranco Rosi. Il film era fuori a mare, un film su migranti, e volevamo dire questo. In questo momento, grazie per aver sopportato la mia. E volevo dire che in questo momento in Europa e notte si stanno staccando le navi dall'Europa per raggiungere l'Italia. Vogliamo dire a tutti, vogliamo dedicare questo premio a quelli che sono su quelle navi, su quelle barche, alla ricerca di una vita migliore, vogliamo dire a tutti benvenuti. E volevamo farlo dire alla sala. Non abbiamo niente da sapere. Sì. Va bene, però, grazie per averlo. Cioè, siamo meritati a noi. La giusta è Scorpio. E anche una volta di Apoli. Ma che numero era? Non lo so, io prendevo fattacchi fotoromanzi, mi pagavano 70.000 euro a fotoromanzi, prendevo le storie degli amici, tu per esempio ce l'hai la storia, me la raccompagno subito. Giustamente. No, scusa, anche perché bisognava, era una produzione intensa. No, intensa no, però insomma, due, tre. Mi piaceva molto la Gio Storia, perché aveva questa vena fantastica, perché aveva... E disegna ancora per te? No, per non era una sceneggiatura. Sceneggiatura? Sì, 70 battute mi pare che erano, 70 vignette. Va bene, però questo è stato anche, senza che tu sapessi, un allenamento a leggere le sceneggiature degli altri, poi io no. No, se non lo so, non lo so. Però se uno scrive, anche se sono sceneggiature molto contingentate, diciamo, termini di battute. Mi divertivo, giocavo, ho fatto quelli test psicologici. Rispondo a queste domande e ti dirò che ti sei, mi divertivo tantissimo. No, lo credo, ma perché hai una competenza con seconda? No, quella mi servirebbe per fare questo mestiere, la prossima volta se rimesso studio. Ma questo Donatella, è un mestiere che probabilmente uno non finisce mai di... Non si finisce di imparare. Io so che non ho imparato tutto, so che ancora non sono brava a fare certe cose e so che devo essere aperta per imparare. E poi ne ho fatti film, non so quanti, però tanti. Però non si finisce di imparare. Io vorrei aver studiato da avvocato, da commercialista, da psicologo. Fare questo mestiere o questo mestiere? Ci vogliono veramente davvero tante competenze diverse.